questo? No, io non lo so chi è zio Francesco, ma non lo sa neanche questo povero sacerdote africano che parla a malapena l'italiano e che in situazioni d'altro genere, se non ci fossero 900 paesi da coprire, forse non sarebbe stato coinvolto un sacerdote di Kinshasa a venire in mezzo a noi. Noi siamo senza clero. Che bello che sarebbe, chissà, parli. Lo dico ai preti, lo dico ai frati, lo dico alle signore che sanno tutte, quelle che vanno ogni giorno a fare i loro commenti. Lo dico a voi giornalisti, se sapete, voi che siete tanto bravi, perché? Perché seguitate a non venirne a capo? Ecco, se sapete, sappiamo che la curia sarebbe 3 mesi prima, no, e quella era in pericolo. No, e la curia non è... no, lei... Lei e sa, agli atti, e agli atti. No, non è vero. Scusi, questo, scusi, lei ha una professionalità alta, è vero, io la rispetto, ma non faccia passare per vero quello che non è, perché non è così. Padre Faustino ha raccontato lei della storia di zio Francesco, di questa Padre confidenza. Faustino a me non mi ha raccontato queste cose, abbiate pazienza. E che devono raccontare? Cioè, una cosa così grave, Faustino a chi sì. la doveva raccontare? Al magistrato, doveva... ma non a me, ma che deve raccontarmi? Ma io gli ho chiesto tutto, non lo sa, ma voi volete far passare per esperti gente poverella che viene da lontano. Credo che vada riformulata l'impostazione. Io apprezzo molto quello che voi fate. Io il vostro programma l'ho visto per anni. È interessante e bello, perché aiutate a fare il vero. Io, se si riesce a tirar fuori il vero, sono il primo a essere contento. Io ho intervistato il frate nigeriano, il prete nigeriano, scusi, di Roma, che riceve questo messaggio dal telefonino della donna scomparsa. Ecco, vedi, lei ne sa più di me, io non so neanche... io non so. Nel nome di questo. Io lo dico io, se vuole, in privato. In privato? Me lo dice in privato? E perché me lo deve dire in privato? Lo dica in pubblico. Lo dica in pubblico. Io non dico il nome della donna. Allora... Scusi, perché lei è reticente? Dica tutto quello. È l'unico ad avere il numero di questo prete nigeriano che ti parla. Ma scusi, ma lei mi dice cose... Mi dice cose particolari che a me sfuggono. Lei ne sa più di me. Dica... Dica, vada al procuratore della Repubblica. Questi sono atti della procura. Cosa ha detto padre? Atti della procura? Scusi, lei come conosce gli atti della procura? Ha sentito qualcun altro come persona informata sui fatti? Non lo so io. Io non sono stato sentito. E se non sono stato sentito io, vuol dire che la magistratura ritiene. Molto bene, questa domanda è molto utile. Il silenzio di padre Graziano, che è deciso dall'avvocato difensore, viene dopo ben 2 interrogatori di 8 ore in cui gli hanno chiesto tutto quello che volevano e naturalmente hanno diritto a farlo e seguitino a farlo. Prima del silenzio ha parlato due volte per 8 ore, ha smesso di parlare quando l'avvocato ha detto ora basta, ti avvali della facoltà, che è certo anche religiosamente è ineccepibile. Ecco, dopodiché qualcuno ci faccia sapere come mai non ci siamo opposti neanche quando nella legittima opera di ricerca sono entrati un numero notevole di volte dentro, notevole perché non mi ricordo il numero preciso, se sono 5 o 6 dentro la canonica, hanno voluto andare dentro il tabernacolo per vedere se c'era nulla e c'era il Santissimo Sacramento dell'altare, che tutti sapete che è, e non c'era altro ovviamente, no? Ora, pensare che qualcuno di noi andasse a mettere un corpo di reato dentro il tabernacolo di proprio il rovescio di tutto quello che siamo. Comunque non ci siamo opposti neanche a quello, perché la verità
avanti a tutto. E voi andate avanti, per favore, non vi fermate, fate bene il vostro lavoro, fatelo correttamente. Io capisco che c'è anche uno stile di fare inchieste, fate bene a farlo, però dateci qualche risultato. Accanto alla visibilità che avete dato ai piccoli, e vi ringrazio anche di questo, aiutateci a capire, perché non è facile, vi assicuro. Questa storia della conoscenza della lettera dell'informazione è falsa. Non è vero, io la lettera, come è agli atti, la lettera l'ho ricevuta il 12 di luglio. 12 luglio, scritta il 12 di luglio. La lettera di questo... Di una parrocchiana che scrive dicendo... Questo prete non mi piace, ma un prete che non mi piace, raga, mica. Non ha circostanziato, diciamo, la vicenda, non ha circostanziato. No, senza nessun riferimento a questa guerina, a questa qui, nessun riferimento proprio, nessuno.